prima due Carlo Verdone. Gian? Gianluca? Gianluca del tuo pazzo? Ci stai svegliando? Che faccia fai? Benvenuto? Maurizio! Costanzo! Costanzo! Oh Gian, speriamo che sia tornato normale. Non se ne può più, ha già fatto tre personaggi. E mo basta, è Verdone, è Costanzo, e Aldo. Gian, sei tu? No. Me sa de no. E questo mi sa che so chi è. E ho già capito. È lui, è Adriano. E ma che Adriano è? Joey, ma tu chi sei? Io sono Dani. Non fare le imitazioni! Non sono capace! Oh, ma che alzi le mani a tuo papà? Io sono tuo padre! Ma mio padre è morto non so quando devi fare. Tutti muoiono, mi fai morire tutti i video, mi fai morire. Però non devi fare le mie imitazioni, guarda che io sono un VIP, uno di fama internazionale, ho fatto un sacco di cazzo. Sì, lo so, è siciliano, una carezza in un pugno. Ti ho già detto di non fare le mie battute. Le conosco tutte le tue canzoni. E basta, però, basta. Allora, le conosci tutte, ma non tutte. Perché ne sono uscite tre nuove. Tre, senti un po'. Tre. E dico, Adriano, però, Adriano, ti calmi? Possibile che con una cuscinata non torni più in te? Non è possibile. Ma che cuscinata? È già il quarto personaggio che interpreti. Ma quale personaggio? Basta. Io non interpreto personaggi. Chi c'è dopo? Gianni Morandi? Chi c'è dopo? Non lo so io. Non mi parlare di Gianni Morandi. Tuo amico. Ma che nemico, siete amici nella vita? L'odio, ma che sta a dire? Fa canzoni schifose, Ma come ti permetti? Siamo amici da una vita. Però... Sei fatto così. Ascolta, ma tu chi sei? Sei uno del pubblico che è venuto che sei venuto in anticipo per il mio concerto. Io sono un tuo fan. Aspetta. Sì, Celentano, però... Va bene. Celentano, te volevo dire. Mi sembra un po'. Vedi l'orologio, è molto bello. Dove si stacca sempre. Ne hai patatine. Dove l'hai comprato? Ne hai patatine. Allora fa schifo. Comunque, ti volevo dire che. No, è bello. Tra un'ora inizia il concerto. Sei venuto in anticipo. Non si fa così, Però Celentano, sei un po' troppo giovane. Celentano c'ha 80 anni, tu c'hai 12 anni. Ma a quei 12 anni aggiungere i 70. C'è 82. Non te la sto immagine. Ascolta. Ho conosciuto... calmati. Non è più così molleggiato, Adriano, Invece si vede che sono... Gli parte un femore, una gamba. Ma come ti permetti? Ascolta, ho conosciuto un frate. Che era un po' stordito. Non capiva niente di quello che dicevo. E sai come si chiamava questo frate? Fra Stornato. Anche le battute, la bravo! Aia! Comunque adesso vai a sederti perché tra poco il camion. Ma se tu continui a parlare così, a me viene da fare anche a me. Però non devi fare perché se no il tuo orologio lo butto dal balcone. Me lo dai che me lo metto? Me lo devo provare? Ma che adesso è fatto? E che poi non leggo più l'ora, Pazienza, ne compro un altro. Allora. Vorrei comprarmi un nuovo orologio e da questa distanza vorrei comprare un orologio. Non vedo l'ora. L'ho capita solo io, Dai, fai il concerto. Sì, basta battute, che adesso inizia il mio concerto. Tu pensi? Però fai canzoni belle, perché ne hai tante belle. No, io faccio tre canzoni nuove, che sono belle queste tre canzoni nuove. Perché tu pensi di conoscere tutte? Non urlare. Ma sono uscite tre nuove, nuove niente. Ne sono uscite altre tre bellissime, diventa due, perché una non l'ho mai pubblicata, ma è la mia prima canzone. Poi ne facciamo una assieme, tipo quella che fa mi piace soprattutto Madonna, un po' ne... Stavo parlando io, non mi interrompo. Allora inizia il concerto tra tre, vai. 2, 1, demo. Pure qua c'è demo. Prima canzone. Ciao a tutti e benvenuti nel mio nuovo concerto!
Bravo Adriano, sei forte, sei il numero uno e sei forte. Grazie, grazie. Comunque io non farò queste canzoni sempre stupide, no, sono belle, però le faccio sempre stesse. Oggi farò due canzoni nuove che sono uscite proprio lì. E poi ce n'è anche un'altra che non è di adesso, ma è del 1940, la mia prima canzone. 40? Sì. Ma eri nato? 10 anni. Eri nato? Sì, sono nato nel 30. Quando avevo 10 anni. In tempi di guerra? Sì. Però se non mi fai parlare, quando avevo 10 anni ho fatto la mia prima canzone. Ah, sentiamo. Che non ho mai pubblicato. Oh, una chicca. No, non ho una che si chiama chicca. Una chicca nel senso... No. A chicchi. Dai, vai. Allora, si chiama E no e sì. E no e sì? Oppure si può chiamare anche E sì e no, uguale. E qual è il titolo giusto? Fai come vuoi. Allora, vai. Che è metallaro. Adriano, posso dire una cosa? Molto bella avere un Mi pare una cazzata. Ma che dici sempre no e sì e ma sì allora, e no? Allora, l'ho scritta 10 anni, cosa pretendi? Vabbè, ma 10 anni un minimo di idee dovresti averle. Se poi di solo e sì e no, hai fatto bene a non pubblicarla. Ormai è pubblicata. Adesso se la pubblichi adesso vendi lo stesso, perché ormai sono 50 anni che fai musica. Allora, adesso ci sono le tue, quelle due nuove. Ah. Anzi no, sono tre. Che hai scritto adesso? Ho scritto 2 ore fa. Allora, la prima. Però si vede che sei un professionista. La prima è il serpente viola. Il serpente viola. Bellissimo. Va bene. Dura 40 secondi. 3, 2, 1. 40 secondi. Musica maestro. Il serpente viola va in città. Va a comprare frutta e mandarini un po' qua e là. Finita. Basta? Eh sì. E Adriano, ti posso dire che sei peggiorato, Come ti permetti? Ma scusami, alla tua età, vabbè che adesso sei un po' anziano, però non ti vengono più le parole. Una frase è finita la canzone. Ma era bellissima. Cioè, allora, c'è un testo veramente bellissimo. Cioè, serpente viola, va in città e compra mandarini. Ma persino mio figlio la farebbe meglio, Allora, se non stai zitto entro 3 secondi ti butto dal balcone e finisci all'ospedale. Allora, seconda canzone. Ma è cattivo. Emma si chiama. Emma. Sì, sì. Dura. Non te lo dico, adesso lo scoprirai. Via. Emma. Vabbè. Celentano mi sa che sei un po'... Se può dire sta parola? Ti sei un po' rimbambito. Ma guardate che questa canzone è un capolavoro. Rispecchia gli animi di tutti noi. Adesso la testa. Rispecchia la follia di tutti noi. Adesso c'è Emma 2. Emma 2, che è la seconda. Senti, che senti. Te lo do un paio. Matematica. Emma. Vabbè. È ripetuta 2 volte. Questa è ancora più bella. Comunque tu. Le parole che sono? De Mogol, di Gianni Bella. No, le parole sono di Maurizio Costanzo, non le ha scritte lui. Ha scritte io, ma sono brava a scrivere canzoni, ma e sì e no. Comunque ti voglio dire che come ti permetti a dire che le mie canzoni fanno schifo, eh? Oh, non ho, io non ho mai detto. Adriano! Adriano! Adriano!